Buongiorno, sono Silvano Moneta, sono un collezionista di telefoni antichi e la mia passione risale a parecchi anni fa, diciamo dall'invenzione del telefono di Antonio Meucci fino agli anni 80, che sono qui esposti a Villa Gianetti, in cui colgo l'occasione per ringraziare la città di Saronno e in particolare il sindaco di Saronno e diciamo, l'ufficio cultura che mi ha permesso questa esposizione che diciamo, va a rivalutare la nostra storia dell'invenzione del telefono. Ecco, adesso cominciamo con l'inizio della telefonia e l'inventore del telefono che è stato un italiano, Antonio Meucci. Ecco, questo qua è un pezzo di legno, però rappresenta la figura del primo telefono al mondo che è qui raffigurato. Questo qua è sezionato in due, la parte trasmittente e la parte ricevente. Già Antonio Meucci, 20 anni prima che il suo concorrente, chiamiamolo così, Bell, gli si appropriasse del telefono, del brevetto. Comunque, dopo tanti tentativi, siamo riusciti, grazie all'ingegnere Catania, ci siamo riusciti a ristabilire che l'inventore del telefono è stato Antonio Meucci. E qui iniziamo un po' la storia della telefonia. Una volta per chiamare la centralinista si usava questo magnete che è incorporato nella pancia di questi telefoni. Girando il magnete, la centralinista vedeva chi ero e mi chiedeva con chi volevo parlare e mi metteva in comunicazione sempre attraverso una sua chiamata tramite magnete. Magnete sarebbe poi, in parole povere, una dinamo della bicicletta che generava corrente. Ecco, dopo questo magnete, generatore di corrente, è stato inventato il disco per far sì che gli abbonati potessero telefonare senza usufruire di questa manovella. Dopo il disco combinatore, che diciamo, è durato fino agli anni 60-70, hanno inventato la tastiera cui oggi troviamo sui telefoni nostri a casa e anche sui nostri cellulari. Questi due volumi spiegano un po' la storia di Meucci, le sue diatribe con cui ha dovuto combattere con la miseria in America per vivere e diciamo ospitando nel 1850 a casa sua Giuseppe Garibaldi e per vivere e per diciamo, sostenersi hanno impiantato una fabbrica di candele e diciamo che poi tra l'altro poi questa dopo qualche anno è fallita. Ecco, questo è un telefono francese cosiddetto Gramont. No, diciamo che questo qua era un batteria centrale, perché io come sgancio il microtelefono, la signorina vedeva chi ero e mi metteva in comunicazione con l'altra. Però aveva una particolarità, praticamente se io parlavo, mia moglie poteva ascoltare quello che io dicevo con l'altro abbonato. È un telefono del 1800, 1910 all'incirca, francese. Ecco, questo è un telefono a parete, tutto in noce, con la suoneria metallica, con la manovella sempre col magnete incorporato, dei primi Novecento ed è un telefono tedesco funzionante. Ecco, questo invece è un telefono italiano della Siemens, anche lui sui primi Novecento, che si appendeva alla parete, però questo già è tutto in metallo, con le varie cromature, con i campanelli in evidenza a vista. È stato un ottimo, ed è un ottimo telefono anche su come antiquariato è tra i più ricercati. Ecco, questo invece è un telefono denominato ragno perché ha queste zampette a forma delle zampe del ragno, decorato ed è, diciamo, come collezionismo uno dei più richiesti perché è un Ericsson datato 1890 circa, diciamo che è con le varie cromature, con le varie decorazioni, con i campanelli a vista, è in ottimo stato ed è funzionante e per diciamo, un collezionista di telefoni è un po' il top. Ecco, questo è sempre un telefono francese, però con una particolarità, che quando c'era la tesa una volta, no, cosa si faceva? Ora che si chiamava la moglie e il marito in casa, gli mettevano una musichetta. Appoggiavano il microtelefono, che era molto pesante in metallo, lo appoggiavano sopra questo farino qua. Questo emetteva un suono che diciamo è il nostro carillon dei centralini adesso quando le signorine ci mettono una tesa e ci mettono sulla musichetta. Questo è un telefono inglese degli anni 30 circa, vederlo così non fa nessun effetto, comunque un ottimo telefono in bachelite col disco in metallo, però se io
tiro fuori questo cassettino, qui incorporano l'agenda, diciamo, senza lasciare in giro i fogliettini che a discapito della moglie che poi si veniva rimproverati. Ecco come poi si richiudeva e non si vedeva più niente. Questo è un telefono inglese. Questo qua invece, sempre sugli anni 30-35, è un telefono russo. Questo qua dietro è un nostro telefono quando noi eravamo Stipel, l'Italia settentrionale, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, era Stipel e usava un materiale Stipel Siemens, col disco in metallo, la carcassa in ferro. Questo è del 1927. Questo è un telefono polacco, anche sempre questo è datato sul 1935-40, e questo è un telefono, chi dice che c'ha la numerazione arabo, c'è chi dice che ha numerazione cinese, questo non lo so. Questo è un telefono cecoslovacco, sempre degli anni 30, già col contascatti incorporato. Questo invece è un telefono francese del 1920, cosiddetto Maigret, perché si usava, si vedeva nei telefilm francesi del commissario Maigret, sempre con la particolarità del doppio ascolto, uno parlava e l'altro poteva ascoltare quello che si diceva. Qui poi ci sono vari tipi di varie nazionalità, questo è un telefono svizzero, questo è la Svizzera tedesca, questo è francese, questo è un telefono della Siemens tedesca, è un intercomunicante che si metteva nelle aziende, è una linea con 25 interni, praticamente con 25 uffici che venivano collegati a un numero solo e questo faceva da centralinista e venivano smistate. Questo è un telefono del 1920 all'incirca, diciamo con la cornetta che si mette all'orecchio e poi si parlava in questo microfono che vediamo spesso nei film o telefilm di olio e stagno. Questo è un telefono americano. Questo invece è un telefono italiano della nostra Facce Standard negli anni 30, è in ottimo stato, è un'azienda che purtroppo non c'è più. Cioè, come tipologia di questi apparecchi. Questo anche, questo è sempre italiano. Questo è un telefono svedese e questo è un telefono tedesco. Questi sono i famosi telefoni degli anni 30-40 delle dame bianche. Se vi ricordate gli anni di Coppi che avevano inventato i telefoni bianchi, della dama bianca. Mentre questo telefono è il telefono grigio che avevamo noi nelle case negli anni 60, tutti quanti l'avevano, però questo ha una particolarità. Vedendolo così sembrerebbe che non avesse niente in particolare, però se io tiro questa manovella si apre e c'aveva l'agenda incorporata. Ce ne sono stati in giro pochissime perché è stato un prototipo ma non tanto pubblicizzato. Sì, questa è la tuta dei tecnici Stipel, quando l'Italia era divisa in 5 zone. Noi, come Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, avevamo questa divisa con questo distintivo e il cappellino e avevamo questa cuffia che si usava quando noi andavamo sui pali e dovendo tenere le mani libere, lo mettevamo in testa e si lavorava, si operava. Ecco, queste sono le centraliniste quando montavano in servizio, c'era la maestra, e diciamo che faceva la turnazione perché diciamo ogni 2 ore gli facevano fare 10 minuti di pausa perché era un lavoro molto stressante, molto diciamo frastornante perché con tutte le voci che si sentivano si stancava molto spesso. Ecco, questa è la fotografia di una centralinista negli anni 30-40 e diciamo è stata rappresentata con gli stessi microfoni e con la stessa cuffia, uguale come erano allora. Ecco, questa guida rappresenta tutta Italia nel 1935-36 con le colonie imprese e con le colonie diciamo connesse perché c'era la Cirenaica, la Somalia, l'Eritrea, le Isole Egee, la Repubblica di San Marino e il Vaticano. Tutto in un volume solo e nel 35-36 c'era l'epoca fascista con il direttorio fascista con il re, la regina e i principi. C'era anche l'elenco di Saronno con i 15 paesi in cui faceva parte la rete di Saronno. Ecco, qui è elencato la rete di Saronno, Saronno con i paesi limitrofi, che sarebbe l'attuale rete di Saronno, che sono 15 paesi. Praticamente su questa guida, su 1, 2, 3 e mezza, 3 colonne e mezza, era raffigurato, rappresentato Saronno con i 15 paesi della rete. Ecco, questi sono i telefoni gettone degli anni 60, 70, 80,
che diciamo introducendo il gettone si telefonava nelle cabine, nei posti pubblici eccetera eccetera. Questa è la gettoniera in cui si estraeva il gettone che costava o 50, 100 lire, dipende dagli anni, questa è la tabella in cui ogni anno il gettone variava di prezzo. Questi sono i cavi telefonici ancora attuali, questo è il famoso cavo a fibra ottica in cui Saronno è stato tutto cablato. Questo è il telefono che è sfilato domenica a Saronno, l'uomo telefono, in quella figura che sarebbe rapportata a quel quadro. Questi qua sono uno dei primi cellulari quando si portavano con la valigetta, che erano molto pesanti e come funzionamento non è che erano granché. Questi sono strumenti di prova per i tecnici nelle centrali e i tecnici esterni. Questi sono telefoni cosiddetti antideflagranti che si usano nelle miniere e in ghisa o in metallo, in cui aveva incorporato anche una sirena e quando in caso di incendio è questa partiva. Questo qua era un telefono che si installava sulle ferrovie, nelle stazioni, e questo è un telefono, anche lui antideflagrante, installato in alta montagna, in cui era soggetto a scariche atmosferiche. Qui poi questo è un telefono su un radiotelefono su una nave, questo era poppa, e qui ci sono dei selettori relè che si usavano nelle centrali elettromeccaniche fino agli anni 70-80. Questi sono tutti i telefoni che sono giocattoli, però sono telefoni tutti funzionanti e rappresentano un po' di figure, dal trenino, l'elicottero, il pannone, la balena, al gatto, al topolino, al pinguino, eccetera, a Winnie the Pooh, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un centralino con 8 numeri, 8 abbonati. Praticamente per chiamare la centralinista, perché la centralinista era il cuore diciamo, del paese, io giravo sta manovella. La centralista vedeva questa casella che si abbassava, inseriva uno spinotto, mi chiedeva con chi volevo parlare con l'altro signore che era il signor Cattaneo numero 4, inseriva lo spinotto, a sua volta girava questa manovella e faceva, lei si escludeva e faceva parlare questi due abbonati. Ecco, per concludere, con questo telefono sempre in legno a parete, un telefono svedese del 1895 all'incirca, un Ericsson, che è, diciamo, tenuto molto bene e funzionante, è un po' anche qui la chicca del collezionismo, perché diciamo in queste condizioni concludiamo con la speranza di aver fatto capire la storia del telefono, la storia di noi italiani, in cui a volte veniamo sottovalutati. E io spero che con questo ci si appassioni di più a essere contenti di essere italiani, perché i nostri geni, sia Antonio Meucci sia Marconi, lì raffigurati, rappresentano un po' la storia, diciamo, sia della telefonia che della radio.